si terrà sabato 26 ottobre all'Istituto Agrario di Asti, in località Via Tosto 54, la cerimonia di consegna della borsa di studi istituita alla memoria di Paolo Vastadore. Si ricorderà così nella sua scuola, l'Agraria, il giovane tecnico Coldiretti, tragicamente scomparso il 19 gennaio 2010 all'età di 27 anni in un incidente stradale mentre tornava a casa dopo una giornata di lavoro. L'iniziativa, condivisa e voluta dalla famiglia e da Coldiretti Asti in collaborazione con l'Istituto Scolastico ed il patrocinio del Comune di Asti, è realizzata con il supporto degli amici e dei colleghi di Paolo. Egli fu un ottimo studente ed un validissimo agrotecnico alla Coldiretti, per questo la borsa di studi andrà a premiare lo studente dell'istituto diplomatosi con il miglior risultato all'esame di maturità. A dire la verità, nella scorsa edizione i migliori sono risultati in 4, avendo tutti ottenuto un punteggio di 100 centesimi. In ricordo di Paolo, Diego Venturi di Portacomaro, Alessia Zappa di Asti, Simona Rabino di Roatto, Umberto Bosso di Cunico si portarono a casa l'assegno Coldiretti di 750 euro. Il programma della manifestazione del 26 ottobre prevede alle ore 10 la Santa Messa nell'Aula Magna officiata dal Vescovo Emerito di Asti, Monsignor Francesco Raminale. A seguire alle ore 11 la consegna della borsa di studi alla presenza dei funzionari Coldiretti e delle autorità.